Ehi, hey, Lopo che fanatici, bentornati a una nuova parte di Pokémon Smeraldo! So già cosa state pensando. Dlarz, dove sei stato in questi ultimi 4 giorni? Non è uscito neanche un video dalla parte 36. Bene, ragazzi, cari, cari, cari ragazzi, c'è una pagina Facebook nella descrizione di ogni video. Se magari provate a consultarla, potrete notare che lì sopra vi metto tutti gli aggiornamenti su quello che faccio e se manco ve lo dico lì! E non potete dirmi, Dlarz, io non ho Facebook, perché per leggere gli aggiornamenti della pagina Facebook non è necessario avere un account, basta solo aprire il link, sfogliare un po' di roba, quindi non avete scusanti. Se non lo sapevate, dovevate saperlo lo stesso, perché c'è una pagina Facebook e dovete consultarla. Quindi siamo tornati dopo 4 giorni di inattività, perché appunto, come ho detto su Facebook, sono stato a Lucca Comics and Games 2014, ci sono stato l'1 e il 2 novembre, ed è stato bellissimo. È stato bellissimo, ho avuto modo di incontrare anche alcuni di voi, infatti ben 5 fan mi hanno fermato e non so neanche come ci siano riusciti perché ero vestito in maniera totalmente diversa da come magari vi aspettavate di vedermi. Non so, magari vi aspettavate di vedermi con il vestito quello di Pikachu, quello che ho nell'avatar, invece ero tipo con jeans, felpa, occhiali da sole, quindi ancora più difficile, eppure 5 di voi mi hanno fermato, 4 il primo giorno, 1 il giorno dopo. Ed è tipo stato bellissimo, una di quelle sensazioni che sono wow, perché poi a Lucca, non so se lo sapete, ma Lucca Comics è la fiera del fumetto più grande, più affollata, più calcosa d'Italia, non si respirava a certi punti per quanta gente c'era, eppure voi in mezzo alla folla siete riusciti a stalkerarmi e a trovarmi e non so davvero come ci siate riusciti, ma vi ringrazio perché siete stati gentili, mi avete chiesto di fare una foto, mi avete chiesto di stringervi la mano ed è stato bellissimo. Inoltre, ho avuto anche modo di incontrare alcuni cari amici, tra cui Pocketons, anche se per poco tempo perché aveva il suo gruppo con cui stare, giustamente. Non ho potuto incontrare purtroppo Porygon ZZ perché non ci siamo visti in mezzo alla folla. Questa è la difficoltà di Lucca e mi dispiace per questo. Ho incontrato anche altri miei amici YouTubers e ho fatto tanti, tanti, tanti acquisti Pokémonosi che poi vi farò vedere nel vlog di Lucca Comics che vi porterò tra qualche giorno. Ho acquistato tanta bella roba di Pokémon e ve la farò vedere nel vlog. Purtroppo niente roba boxata, quindi niente unboxing, ma comunque roba che vi voglio far vedere e ve la farò vedere nel vlog. Datemi solo il tempo di organizzare un po' i filmati che ho raccolto in giro per la fiera e di organizzare un po' le idee, quello da dire, le cose da dire, le cose da farvi vedere, eccetera, eccetera. E direi che mi sono soffermato abbastanza. In questi giorni non sono stato con le mani in mano, adesso torniamo a parlare del Let's Play. Ho anche allenato un pochino la squadra, sono stato alle cascate Meteora per prendere Bagon, come avevo già detto nella parte 36 se non sbaglio. L'ho chiamato Atmos, che deriva da atmosfera, in quanto comunque poi l'evoluzione Salamence è un Pokémon che può volare, quindi atmosfera, Atmos mi sembrava un bel soprannome, quindi hashtag soprannomi fighi, perché i soprannomi miei sono molto fighi. E per adesso ha Drago Artigli come mossa decente, gliel'ho insegnata io, poi le altre gliele insegnerò magari più in avanti. E inoltre ho anche allenato un po' la squadra, perché come vedete 45, 45, tutti al 45! Yeah! Compresa D.Va! E voi sapete quanto è difficile allenare D.Va? Lo sapete, sì che lo sapete, lo sapete. Quindi, in questa parte cosa facciamo? Ci dirigiamo all'ultima città visitabile del gioco, ovvero Iridopoli, ovviamente Parcolotta escluso, parlo della città che si vede nella, le città che si vedono nella mappa di Hoenn. Quindi per adesso depositiamo Atmos perché avrò bisogno di Tentacool per fare cascata e arrivare ad Iridopoli. Infatti per arrivare ad Iridopoli c'è bisogno per forza di cascata. Sto parlando ininterrottamente da non so quanti minuti e mi sta iniziando a fare male la testa, quindi farò un attimo di pausa. Ok. Oh mio Dio. Vedete, questo vuol dire fare assenza per tanti giorni, che poi hai troppe cose da dire e poco tempo per farlo, quindi ecco. Ecco. Ok, ci siamo? Bene. Inoltre, volevo anche ringraziarvi perché siamo quasi per arrivare a 11.000 iscritti e wow, davvero. Poi, che altro dire? Ho fatto un po' di acquisti, ho recuperato un po' di roba che stava iniziando a mancare perché sapete, dopo aver esplorato le cascate Meteora, mi mancavano un po' di repellenti, soprattutto dopo aver cercato Bagon, che oddio, no, è non comune come Pokémon, però non è che ci vuole così tanto per trovarlo. Io ci ho messo 5 minuti, ma in quei 5 minuti avrò usato, penso, 6-7 repellenti max, quindi potete immaginare. Quindi, repellente max attivato, siamo sulla via, Triborn è davanti, via, partiamo. Ci dovrebbero essere, boh, 2-3 allenatori al massimo. Niente di troppo scioccante. Un attimo, fatemi vedere Iridopoli su che percorso è, per prendere spunto. 127, 128 già. Sì,
Sì, tra il 127 e il 128, poi c'è Iridopoli, ok. Quindi se siamo nel 127 qui c'è un'apertura, quindi... Aspetta, tu mi hai affrontato? E là? No, lui è già stato fatto. Quindi magari non siamo ancora sulla via giusta. Proviamo a scendere un altro po'. Percorso 128. E là? Ok, qui non ci siamo stati, infatti c'è questo allenatore che ci sfida. E dagli. Vai Triborn. Triborn, ah, sono stato anche dall'eliminamosse. Infatti ho tolto le mosse non utili ai Pokémon. Tipo a Triborn gli ho tolto Spaccaroccia. E siamo in attesa che impari qualcosa di più decente. Inoltre ho tolto anche, mi sembra, Forza, sì, Forza a Shelly. E che altro ho tolto? Non mi ricordo, mi sembra basta, solo questo. Ah, come si chiama? Proton ha imparato Tripletta. Il che è molto figo. Ok, Nospas. Usiamo un bel fendifoglia, dovrebbe bastare, giusto? Sì! E Triborn sale al 46, il che è perfetto. E fuori un allenatore. Dicevo, già prima, non ce ne dovrebbero essere molti, giusto? Qui c'è un pescatore. Mio pescatore! Ok, vai con un altro. Questa parte tra l'altro non sarà molto lunga, credo, perché la via per Iridopoli, me la ricordo, è veramente molto breve. E ad Iridopoli, a parte il centro Pokémon e l'entrata per la Lega, anzi per la via Vittoria, non c'è niente. Quindi sarà questa la parte. Me che sproloquio al riguardo del Lucca Comics. Yeah! Anche se ormai ho già detto tutto quello che dovevate sapere, quindi a posto così. Vai Wailmer, su via, non ci mettere troppo a morire. Grazie, ciao. Usiamo surf. Sto un attimino dando un'occhiata in giro, eh. Lo sapevo. Lo sapevo. Ok. Vai Triborn. Usiamo un bel fendifoglia. Ok. Oh, già finita? Avevi un solo Pokémon? Wow. E ovviamente il Pokénub, perché senza Pokénub questi poveri allenatori non possono resistere. Hanno questo bisogno di fare amicizie, rapporti sociali. Perché? Perché poi con me? Registratevi tra di voi che siete la plebaglia degli allenatori. Io sono forte. Non ho bisogno di voi. E ovviamente una bella lotta in doppio per consolidare quello che ho appena detto. Spero che nessuno di voi due mi registri nel Pokénub. E poi dovete ancora spiegarmi, arrivati quasi alla fine del Let's Play, come fate a camminare sull'acqua. Me lo dovete spiegare. Ok, Triborn e Diva vanno bene, sì, Onda Shock e Fendifoglia andrà alla grande. Anche se su Tentacruel forse andava bene anche psichico, però ok. Ah, acido. Anzi no, usiamo l'assalto, faccio prima. Ok. Dovrebbero essere finiti. Oddio, me ne ricordavo anche di meno, se devo essere sincero. E infatti siamo arrivati. Iridopoli. Allora, qui usiamo cascata. Vai, Tentacool. Ed eccoci qui in cima. Iridopoli, un paradiso fatto di fiori, mare e Pokémon. Wow, infatti vedo i fiori e il mare, ma non vedo i Pokémon. Donna, curami! Aspetta, ma quello è Scott? Dovrebbe essere Scott. Non mi sembra di aver mai visto sprite del genere in maniera comune. Sì, è Scott! Large, hai percorso un cammino lungo e difficile per arrivare alla Lega Pokémon. Sono felice per te, è valsa la pena fare il tifo per te. Se ti metterai il campione della Lega Pokémon, mi metterò in contatto con te. Basta dire con te. Per te. Basta! Ok, Glarz, la gloria ti aspetta. Se avessi detto la gloria aspetta te, avrei urlato. Ok, Tentacool, è il momento di salutarci. Sei stato molto utile, ma è il momento di mettere Atmos in squadra. Prego! Ah, tra l'altro questo va a completare il team. Il team adesso è completo, manca solamente, vabbè, ovviamente l'evoluzione finale di Atmos, ma... Questo è il team!
E sono praticamente uno, due, tre maschi, due femmine e un asessuato. Direi che ci siamo. Il team è abbastanza equo. In genere faccio tre maschi, tre femmine, ma va bene anche così. Tre maschi, due femmine e un asessuato. Va bene così. E questo è tutto a Iridopoli, mi sa? Sì. Accesso alla via Vittoria. Bene, per questa parte ci fermiamo qui. Noi probabilmente ci vediamo domani, non ne sono sicuro, perché in questi giorni ho anche un po' da studiare. Comunque, se non ci vediamo domani, lo noterete, credo. Quindi nulla, vi ringrazio per avermi aspettato in questi 4 giorni, vi ringrazio per avermi seguito. Noi ci vediamo alla prossima parte e bye bye!